I carabinieri di Brescia l'hanno rintracciato a Bergamo, dove aveva chiesto aiuto ad alcuni connazionali. Ma lui, l'omicida del 34enne indiano Bhupinder Singh, il cui corpo era stato ritrovato alle 3 di notte di lunedì in una valigia sul pianerottolo di un condominio di via Cremona, aveva già in programma di fuggire a Roma. Sardara Singh, questo è il nome dell'omicida, pure indiano, ha coltellato il connazionale che stava dormendo nel proprio letto. Il delitto è maturato per vecchi rancori che è dovuti a una convivenza difficile, perché era una storia comunque di degrado e di condizioni di vita particolarmente difficili, aggravata dall'uso smodato di sostanze alcoliche, che probabilmente è stato quello il grilletto per armare l'omicida. Prima di impugnare il coltello, l'omicida avrebbe fatto sparire ogni traccia del suo passaggio nell'appartamento di via Cremona. Un borsone con i suoi effetti personali è stato ritrovato dai militari a pochi metri dal luogo del delitto, abbandonato in strada dopo la rottura della tracolla. Al momento dell'omicidio, in casa c'erano tre persone: l'assassino, la vittima e il titolare del contratto d'affitto, costretto con la forza a tentare di occultare il cadavere. Determinante la testimonianza di padre e figlio indiani che abitano a poca distanza dal civico 64. A loro Sardara Singh, ancora sporco di sangue, ha chiesto invano protezione. Per coprire la propria fuga, l'omicida ha anche contattato la propria fidanzata, una donna dell'est irregolare che già in passato aveva picchiato e minacciato. In pericolo di fuga c'è tutto, si è sottratto immediatamente alla ricerca che abbiamo fatto, ha cambiato più schede telefoniche, ha cambiato il cellulare, quindi è stata un'attività di localizzazione particolarmente difficile per noi.